Buongiorno, penultimo giorno interamente a Seul. Quindi mi finisco di vestire mentre ascolto i miei boys, che oggi è il loro anniversario. Quindi ovviamente purple, anche se non so per quanto potrò tenere la felpa, visto che fa caldo. Allora, ovviamente ci fanno tagliare le scarpe per entrare nei laboratori per una questione igienica. Comunque io adoro outsider che entro nella fabbrica così da sola. Guardate che carino, c'hanno proprio tutto un tavolino. Lì vedo anche delle bustine nel fondo. Briefly explain our schedule this morning. We're gonna have a meeting for an hour here. And then we're gonna have a factory tour. Yeah, we had kind of this idea like, hey, if this is such a growing trend and people want more and more Korean products in Europe, then maybe we can make this a business. So they are not 150% perfect yet. You guys are welcome to try them. So you are kind of now part of the team. And if you show something, yeah, there's enough batches like that, you know. Allora, adorando tutto ciò comunque, noi prima di tutto l'igiene perché è importante. Qua danno anche i camicioni. Loro facendo TikTok in questo momento. Vabbè, l'importante comunque è che ci piaccia. Ci hanno dato anche il camicione. Tiè, ecco qua. Andando a vedere dove mettere gli ingredienti, infatti fa freddissimo in questa sala. Gli ingredienti be there and then only approved ingredients can be stored there, and then if not they are not approved then, so they take everything, they take the quality very very seriously. Ok, quindi le cose approvate hanno questo tacchettino verde praticamente. Ok, qui fanno tutti i test, infatti vedete le bozzettine. Ci hanno dato una bustina con regali, alcuni sample dei prodotti nuovi che stanno sviluppando, quindi non possiamo farveli vedere. E poi c'è un cofanetto portagioiello fatto di madreperla, ci hanno detto. Scusate, no, io Rosalba uscendo pazze. Vi prego, cioè ragazzi, ma poi dite, non niente accade per caso. No, ma le farfalle ovunque, olografiche del colore dei tuoi capelli. Cioè letterale. No, sto uscendo pazza. A me piaceva tantissimo questo, che ha detto che ha fatto con riso glutinoso, quindi tipo l'impasto dei mochi per intenderci, solo che è più rigido, un po' più secco e più dolce. Ok, stiamo tornando sul bus. Adesso credo ci aspetta un'altra oretta perché questo laboratorio sta un po' fuori a Seul. E poi andiamo a pranzo. Tutti insieme non lo so perché siamo una carovana. Però vedremo. Noi andiamo giunando nel ristorante. Ma ciao, guarda questo pappagello. Oh mio Dio. Pirati, Pagnasio. Carino. Prova. No, non sono quelli che parlano. Sono ah no, questi no, è vero. Che volano insieme per tutta la vita. Che una volta io ce li avevo. E si sono sparati? Quando ero piccola. No, praticamente è successo che lei ha fatto un figlio. No, figlio e lui ha mangiato. Lo sapevo, lo sapevo. È sempre il figlio. Posso dare un'unghia se vogliono. La scambiano per un sì, sicuro me l'ha detto. Insieme. Oh, forse no, forse è timido anche l'uccello. Uccello timido? Amore, sicuro me la finisci di rompere. Ah, lui. Ah, la vuoi prendere? L'hai tentato. Sì, sì. Guarda lì. Ah, se ce l'avevo più lunga te la davo. No, la mia non l'avrò. No, grazie. Comunque dovrebbe essere un ristorante. Oh, c'è anche il wifi. Vabbè. Dovrebbe essere un ristorante buddista. Kind of course menu. So you first eat this, so this is like what is that called? Aperitif? Not aperitif. Antipasto. Antipasto. Uh-huh. All'entrée. 요게 솔잎 차례는 건데 솔잎, 생강태, 사과 발효시킨 상태. And then you put in this. Oh my god! c'è una piccola carpa qua dentro. Perché? Ci siamo preparate perché stasera andiamo a fare una cosa molto carina. Il problema è che continuano a uscirmi questi video
di persone che sono fuori e dove stanno registrando i BTS e letteralmente hanno cantato Happy Birthday, tutto, cioè sapere che siamo qui ma non posso stare lì fuori. Respiri profondi, respiri profondissimi. Non hai messo la borsa di paglia per andare? No, perché era molto attuale, cioè questo non era con il clima. Ta-tan, guardate dove andiamo. Ah, ma che bello, quindi becchiamo anche il tramonto sul fiume. Praticamente ci hanno preso tutta la barca per fare una sorta di festa sul fiume, quindi sull'acqua. Non so perché ho messo queste cacchio di mollette. Mi stanno facendo schifissimo insieme al mio outfit. Non lo so cosa mi è successo. Non mi sento oggi. Oggi non mi sento. Ovviamente che fai? Non ti togli le scarpe anche in barca? Però almeno ci godiamo il tramonto. Cioè raga, questa è mia, però l'ho prestata un attimo perché comunque... Cioè hanno detto me la presto, ho fatto vabbè dai. Ok dai, tanto sta lì, ecco, nel senso sì. In Corea, esatto, sei in Corea. Esatto, anche permesso di mettere. Eccoci qua. Cioè, ma chi è che sta meglio di noi? Loro a fare foto. È lì. E il ponte dove hanno girato Butter. Aspetta. Tre ore prima. Allora, il problema è che c'è un ragazzo in live e noi prioritizing him, letteralmente. Ma allo stesso tempo godendoci la barca. C'è un po' di vento! Guardate il punto dove hanno registrato Butter, che adesso no, è il mese del Pride e è tutto colorato appunto con la bandiera LGBTQ+. Ma è veramente molto bello! Ora non so cosa stia facendo. TikTok probabilmente. E non potevamo non fare un assaggio di snack. Allora, la prima cosa che proviamo sono questi, no? Che non ho capito, l'ho visto su TikTok, tipo alla mozzarella. Sai che non lo so, cioè nel senso. Sì, perché c'è tipo origano, è tipo gusto pizza. Eh sì. No, che il bello è che, cioè, se io potessi portarmi tutte le cup noodles sono bellissime, secondo me queste da mettere tipo in camera così. Tutti i cup ramen li avrei portati. Purtroppo ho poco spazio. Ok, vai, cominciamo. Sincera. Siamo alla cieca. Facciamo una dolce e una salata. Io ho pescato questo. Oh. Questi sono tipo i Mikado, però al formaggio, vediamo come sono. Ma poi ripieni di formaggio. Ripieni, dici? Cioè dentro, secondo me. Non lo so, dove ce l'hanno questo? Guarda. Sì, dentro. Questi vai, pepero, che tra l'altro veramente non ho mai visti, sono tipo più cicciotti, vedi? Sì. Ma perché sono dolci? È tutto dolce, pure il formaggio. Basta. No, 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 no. Oh, ne... A me non piacciono. Ah, sì. Il regalo, le dovevamo dare un voto. Voto 2. Da 1 a 5, dai. Da 1 a 5, 1. 2 era da 1 a 10. Per me 5. Ma davvero? Buonissimi. Non mi piace. Sono stati gusti stranissimi. Ve lo giuro. Perché la cremina fa schifo. Ha una, puzza di piedi tantissimo. Ha una consistenza. Proviamo queste patatine a forma di pagnotta. Mais. No, pannocchia. Pagnotta. Allora, io sono dislessica, letteralmente. Io mais, questa pagnotta, hai detto pagnotta. Io sono letteralmente not funny. Ok, vai. Proviamo queste patatine al gusto di mais, di questo. Pannocchia. Pannocchia. Madonna. Già senti che puzza di burro. Oh. Buone. Di mais. Buone queste. A me non piace questa. Buone però troppo burrose. Anche queste sono dolci. Perché? Forse mi piacciono. L'hai vinta allora. All'inizio prima mangi sa proprio di mais. Ah, a me piace il mais. A te non piace. Sì, ma non. Ma io la mangio anche così da... in scatoletta. No, io non mangio. No. Così. Posso dare un... posso dargli mezzi. Uno e mezzo. A te non c'è il figliolo. Il figliolo. Adesso proviamo. Oh, mandorle anche. Questa è una cosa stranissima. Cioè le mandorle, a parte che è un pacchetto gigante. Cioè quanti grammi sono? 210 grammi di mandorle. Ma era l'unico, cioè l'unico, non c'erano i pacchetti piccoli. Altro pochi. Quindi saranno piccantine. Vediamo come sono. Proviamo le mandorle al
So pochi. Non mi assumo responsabilità di pronuncia. Ah certo, così poi fanno venire a me. No, io non... pochi dovrebbe essere topo. A livello concentrazione ho sistemato le cose. Aspettate, pausa BTS. Dove avevi preso questo? Da Daiso? Cioè, capite che vendono i portafotocard piccolini? L'hai messo senza copertina. Non c'entra con la copertina. No. Ma che sei matta che la lasci così si riga? No! Pazzesco! Pensavo che era plastica davanti! Oh mio Dio! Pensavo fosse plastica davanti! Chiunque colleziona photocard può insultarla, per favore. No, perché pensavo fosse... Guarda! C'è. Pensavo fosse... Perché ho toccato così, ho detto vabbè, è plasticata, invece no! Quella è la cosa dietro! Sto male! Che belli! Ho lasciato gli spazi perché mi ricordo quello che ho a casa, tipo... In realtà buone. Buone il culo. Buonissime. Deliziose. Senti un po' di dolce pure in questo. Sì, il topokki ce l'ha un po'. Però. Buonissime. Questo è spaziale. Ah, devo scolare il ramen. 5? Anche più di 5. Finora è la nostra cosa preferita. Prima cosa, carinissime le bustine con le faccine sorridenti sopra. Dai. Guarda. Ah, ma sì, è polverina. È tipo polvere di parmigiano. È caduto tutto in mano a me. No, la scarpa. No, ti prego. Raga, è dolce. Fazzoletto, fazzoletto. Allora, questo è buono, posso dire. Allora, non è che siamo proprio sicure del gusto specifico. Non è pizza, cioè pizza, perché secondo me assomiglia un po' ai Bibimian con gli altri. Mm-hmm. È meno agrodolce, più pungente, piccantino. Piace. Tenta di avere questo retrogusto di formaggio. Quello lo rovina. Senza il formaggio che non ha sembra senso. Quell'altro che mi piace. Cioè, ci sta nel senso, però se te lo devo paragonare all'altro che è il mio preferito. Vabbè, no, l'altro è molto più buono. Ma però, un 3. 3 si può fare perché c'è un retrogusto che non mi torna. 3 secondo 3 me. 3 onesto. Ah! Ho paurissima di questi. No, ho paura che... Senti che puzza di caramella, mamma mia. No, di schifo, non lo voglio forse. Ma che perché? Perché qua tutta una forma di banana? Forse non me la sento, posso dirti? Secondo me dovevi morderlo e farlo scoppiare. Ho capito, ti spacchi i denti. Cioè, paghi, tu prendi questa più perché tre una visite dal... TikTok, l'hai mai vista? No, io non la voglio, te lo giuro che non la voglio. Allora magari c'è la gelatina alimentare dentro, non posso mangiare. Ah no, vedi la gelatina. A parte non è neanche dolce, come me l'aspettavo, serio. Cioè, è inutile. Butta qua le cose. Non capisco il senso di... Ma c'è una challenge, secondo me abbiamo sbagliato qualcosa di un po' vecchio. Adesso io proverei... Le due Pringles. Ok. Pringles, butter, caramel. E quelle alle queste alghe. Sono le alghe. Ti pare che venivamo qua e non proviamo queste alghe? Mamma mia, che puzza di burro. Che puzza di burro. Like butter. Comunque, visto che le Pringles sono diverse, anche quelle prima in barca. Sono piccolissime. Sono più tonde e croccantine. Invece le nostre sono più a barchetta, sì, e più friabili. Alga. Pensavo peggio. Mi piacciono, ma pensavo peggio. Di certo non sarebbero le mie preferite, però sanno di alga effettivamente. Sì, ma non troppo, eh. Mi ricordano quelle fragole sticcate. È che l'alga ti arriva all'inizio, poi delusa. Cioè, se sapessero più di alga, avrebbero avuto senso. Sanno davvero poco di alga. Vediamo queste. Dolce. Le Pringles sono dolci. Sì, ma questo sapore non lo sopporto più, te lo giuro. Cioè, questo sa di quello che sa anche del ramen. È tutto agrodolcino. Cioè, mi hai dato quello che mi aspetto, capito? Lì no. Quindi ci sta. Meglio questo. Questo 1,5. Per l'effort. No, io arrivo anche 2. No, io per l'effort 1,5. Questo non mi piace il caramello, il gusto in generale, però... 2,5. Se ti devo dire... Anche 3 forse. 3. 3, dai, 3. Poi ci arrivo. Che carini questi. Primi di girasole. Ma poi sono minuscoli. Che poi sono del Lotte. Lotte è ovunque qua. Sì, Lotte è Tower, vero, Lotte è vero, World, è vero. Tutto. Vabbè. Lotte Mall. Yo, nega. Better, I like it. Sembrano cacca di coniglio. Ma qua faccio sembra la cacca dei crescetini. Troppo. Oh, che premessa. Ma dolce, beh. Sa di cioccolato. Ah, ma forse è solo la forma. Ma no. Dici? Ah, no, ci sta. Beh, questo però devi fare così per mangiarli. Per avere un po' di sapore devi mangiare tutto. No, ci sta. Cioè? Io me li ricordo molto più grandi se mi giro sole. No, perché come lo dici tu, è tipo quello del di Amparo. Non quello il che criceto. Sia. Cioè, buoni nel senso, ma stanno di cioccolato e basta. Sì. Per me è 1.
Sì. Mi sono sentita violata. Cioè, per il sapore darei anche due, però mi sento violata dalla quantità di grasso. Proviamo questi che sono... Sì, come sono? Sono quelle di prima. Noccioline e pretzel al caramello saltato. Saltato? Salted caramel. Caramello saltato. Saltato. Raga, io non dormo. Prendete il sale. Fate fa due o tre giri. Ah, ma sono fatti a preso. Sì. Io non dormo da 6 anni. Troppo. Ma sai che... Non è male, però. Questo è bilanciato e non si sente neanche il caramello. Perché a me non mi piace, quindi l'avrei detto. Io lo sento. Ah, forse alcune sono le noccioline. Infatti questo qua non sa di caramello perché sa di burro d'arachidi. L'altro sapeva troppo di caramello. Sono i pretzel e le noccioline. Le noccioline buone. Noccioline buonissime. I pretzel non tanto. Noccioline? Noccioline 4. Per me 5. Pretzel 2 perché sono tipo inutili. Noccioline buone. Appello alla fabbrica. Fate solo con le noccioline. Che vi frega? Pizza a patatine. Pizza chips. Posso dire una roba? Complimenti a chi disegna, ai graphic designer, dei packaging, di tutto. Il perché cibo coreano, perché raga, cioè è quello che ti complice. Sono d'aria. Ma sai che c'è del campo? Possiamo essere così in disaccordo? Noi comunque buonissimo, fa cacare. Ma sai che da un po' si sente l'origano. L'hai vinto. Non vinto. Banana milk alla fragola. Sicura la banana non piace a lei tantissimo. Vediamo questo alla fragola. Secondo me, vi dico già che questo saprà di sciroppo. Io pure che sia tanto tanto dolce. Tipo il banana milk normale. Mamma mia, quello manco i porci. E infatti io solo light. Vai. Non sa di fragola. No, raga, fa schifo. Cioè è la cosa... Non si dice fa schifo al cibo, ma questo è davvero terribile. Sa di sciroppo. Pensavo che fosse più dolce. Ma non sa di fragola. Sa di... Cioè è presente la fragola, non la fragola. Le cose al gusto di fragola, perché secondo me la fragola ha un sapore e le cose al gusto di fragola hanno un altro. Ma questa era un po' una ossessione di Namjoon. E tu che già l'avevi comprato. Guardate, perché io e lui ci capiamo a vicenda. Questi si vede, però si colleziona anche questi, Guardalo. Le pilloline, che ti sono capitati? Tu che conosci meglio i Pokémon. Squirtle. Carino. Oh, però io volevo Espeon, Umbreon, Sylveon, tutte le evoluzioni di Eevee perché sono... Mi piacciono tanto. Oggi è il 14 giugno, cioè 13 notte, e io ho comprato questi. Io mangerò un'altra mandorla, anzi riproverò il ramen. Bravo. No, anche questi mi erano piaciuti. Sì, a te questi erano piaciuti un sacco. Questo non mi dispiace. Devo prenderli sempre. Comunque sono il male questi, perché costano tipo un euro neanche. Sono studente qui. Beh, penso che facciano così, infatti. Cioè sostanzialmente fai questo cosa. Un uovo. Hai fatto un pranzo da 1,50 euro. Sì, ma non puoi campare di questo uovo. È molto economico, molto gustoso. Si sa che gli studenti preferiscono, certo, il risparmio. Ok, amici da casa, ora noi ci andiamo a dedicare a quello che non abbiamo fatto durante il giorno. Recuperiamo qualcosa. In realtà sono state brave. Sì, perché sulla barca faceva freddo, quindi siamo andate sotto coperta a vedere la live dell'amico. Madonna, quello, cioè quando io devo fare qualcosa è proprio un gran bel lo ragazzo. Lo fa apposta. Veramente un gran bel ragazzo. Lo so. Molto bello. L'ho creato io. Ti piacerebbe. Beh. L'hai creato, poi sei tornata indietro, sei rinata. Sì, più giovane. Più giovane. No, scusa, che incesto è? Che schifo sei! L'ho disegnato io dal cielo. Ah, come, ok. Non tipo madre. Come lo desideravi. Cioè lui, esatto, è proprio disegnato. Progettato da me. Cioè tipo ho mandato un fax alla madre. A tipo lo sforna bambini di turno. Ah, ok. Ho fatto così, per favore. Hai detto, senti, tanto tu fai nascere questo, poi io ripasso tra qualche altro. Sì, perché così, cioè, la differenza d'età, un po', di gameplay, un po', certo, così, giustamente, che ci sta. Intanto il figlio si fa le sue esperienze per quei 8 annetti. Intanto, no? Capisce che poi quando arriverò, sì, io... Sì, impara a parlare. Poi io nasco e amen. E andiamo sul sicuro. Giustamente, noi tutto il giorno così. Stacchiamo? Domani è un altro giorno. Ultimo? Ultimo giorno. Però sarà un giorno interessante comunque. Sì. Fare un po' di cosine. Però quindi... ultimo. Oddio, fa strano. Comunque io forse non tornerò. Sembra stare qua da un mese. Né da un giorno. In realtà. Non tornerò mai, cancellando il volo. Haha.
Vabbè, torneremo prima o poi. Ok? Ciao.